Okay. Non so bien come funziona. Se la classe di oggi niente si riccia, non sta perché il recesso deve essere recuperato. Come dicevo, lo facciamo in questa maniera. Non è che tan differente che a normalmente. Abbiamo cominciato a vedere la vez passata. E cominciare a studiare in maniera, analizzare in maniera così, abbastanza più reale l'evoluzione della struttura stellare. Quindi, abbiamo visto l'altra per andare più sulla parte di teoria, per politropos, per le equazioni, l'instabilità, la base. Noi abbiamo visto esattamente una stella. Come se va a strutturare. Ora possiamo poner la cosa juntas e poter analizzare e vedere esattamente come deveria strutturare. Questa ha due parti, perché in parte l'evoluzione stellare la classe evolutiva di Isocrates, che tenemos in color si chiama Cerro, temperatura effettiva, punta totale, però altro ambito che interessa avere las trazas dell'evoluzione, che propone appunto la parte evolutiva, nel diagramma densità centrale temperatura o temperatura densità. Alguno usa in una maniera, alcuni usano l'altra. Dicevo la. Rialnik utilizza temperatura, densità, e quasi tutto quello visto da De Maas usa come X la densità e la temperatura dell'altro. Dai, se tendrà principalmente tenderà un po' ambos, perché il testo dato usa figlio, ma molto altro esempio non lo usano con densità in orizzontale. E allora tendiamo la traccia evolutiva di una stella, ovvero del centro, di come evoluziona nella sua vita, come si muove, la caratteristica della densità centrale e della temperatura centrale. E la prospettiva dell'isocrona è vedere la struttura della stella. Quindi, per cada punto delle stelle, dal centro hacia fuori, dove si pone. Questo può essere in funzione del raggio, ma facilmente si usa in funzione della massa. Quindi, alla metà della massa, includa all'interno di una sfera, in un punto che include la sfera, una seconda di massa, vuoi avere quali sono le caratteristiche della densità e la temperatura. Anche principalmente è quella centrale. Entonces, para analizar, tenemos que ver algún hecho de base. No tenemos un plano. Densidad. Temperatura, non ci interessa avere la caratteristica H, zona di stabilità, di instabilità, abbiamo visto varie situazioni di questione di stato, il gas può stare in situazione di gas ideale, gas di genere non relativista, relativista, zona dove la radiazione è più importante, e tutto questo è necessario avere nel plano per comprendere l'unità.
soluzione, vedere come si comporta. Quindi anche per todos, l'equazione di stato, equation of state, abbiamo le varie, abbiamo il gas ideale, e ora, classica. Questo che riscriviamo per semplicità, semplicemente così. Kb e mh sono due costanti, reales. Mu è legata alla composizione, la massa media in unità atomica, che vabbè, possiamo in un dato istante è abbastanza costante. E nel variare nel tempo, questo non va a variare. Verrà. Però sarà abbastanza costante. Después tenemos il gas degenerando no relativista e P K del terzo medio pro 5 terzi. Degenerato relativista minimamente a 3 pro terzi e la radiazione in gas radiativo con la pressione che è uguale un terzo a e alla 4. Questo è un lavaglio, non sappiamo che all'interno potrebbe avere queste varie situazioni. Ovviamente saranno una certa transizione, non è che è gas ideale e poi improvvisamente il gas praticamente degenerando. Come dicevo, gli ioni sono quasi sempre solo come il gas ideale, e il gas degli elettroni, quello che si pone relativista o non relativista. È un gas degenerato, l'elettrone può essere ideale o degenerato, relativista o non relativista, e lo fotone va per gas del radioattivo, un fluido radioattivo. Però, diciamo, all'interno la situazione può cambiare e quindi una sarà più dominante della altra. Per esempio, noi dobbiamo vedere quando la fase di transizione tra gas sono ideali è uguale a quella del gas degenerato non relativista. Quando passeremo da una situazione in cui è ideale, a una situazione in cui è relativista e degenerando non relativista, cosa mi interessa? Può avere una liviana degenerazione, ma hasta che questa equazione di stato è quella che determina principalmente la pressione, il gas si va a comportare come un liviano. Un gas si comporta come un gas degenerato quando la pressione è principalmente definita per questa, come abbiamo visto nella relazione para degenerazione parziale. Entonces, se io busco dove le due pressioni sono uguali, appunto se a parità di caratteristiche, di base, di temperatura e di densità, quando sono uguali, sono in una zona di transizione. Se voi ponete questo, pongo questa dose uguale, quindi questo è uguale a questo, e quello che ottengo è, per esempio, che l'algoritmo della temperatura sono 2 terzi, l'algoritmo della densità, ma il logaritmo della singolarità sono log e log. E l'end, no, log, penso, sì,
Entonces, yo tengo que lo mismo de la densidad linealmente con los tercios. La densidad más una constante. Que, vale, lo podemos tener invertido en esta manera. Las cosas de antes, a lo menudo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que es la separación. Es algo así, menos de la pendiente de un metro, de uno, de una, la diagonal. Lo otro con lo que nosotros nos va a interesar es el gas ideal, que es igual a una relación con gas de radiación. En este caso, tenemos que la radiación es 1 menos B sobre B, la presión del gas. Sustituyendo, podemos obtener de consecuencia una relación de esto, de todo esto. Y, digamos, a nosotros interesa a ver cuando la presión de radiación es bastante más grande que el gas. Lo que se toma, por ejemplo, es que entonces 1 menos B sub beta sea más o menos 10. ¿Por qué 10? Porque tenemos 10. Es simplemente un número bastante grande, 10. De hecho, nos van a considerar que todas estas delimitaciones son líneas perfectas. Son todas zonas de transición. No es una línea, sino es una zona bastante esfumada. Porque acá puede ser bastante, pero estamos son así en una zona de parcial de generación, no es que al una parte. De un lado acá hay gas ideal y del otro lado una línea en gas general. No. Nos da una idea de la situación donde más o menos hay una transición. Acá poniendo 10, quello che tengo è logaritmo terzo, logaritmo 0, ma un terzo, logaritmo 3, fatto i 1 meno beta su beta. Magari lo vediamo da te. Probabilmente rho 3 logaritmo di temperatura más la portata. In questo caso è questa alla minima, perché hanno tenuto il minimo conseguenza, lì è un terzo, la linea va a essere abbastanza poco pendente, per esempio. Altro che va a avere, abbiamo l'ideale, abbiamo visto con esto nos queda con de género relativista. Lo ponemos iguales.
y hay una simple relación. La temperatura es un tercio logaritmo de la densidad más logaritmo de capa 3 de capa 1. Similar a esto, obviamente, cambia solo las constantes, la pendiente, porque también cambian los exponentes. Entonces, similmente a esto, voy a tener que acá, de consecuencia, hay la zona donde el gas ideal con relativista, el relativista de transición. La pendiente bastante plana, similmente a quello anterior que se había visto. L'ultimo punto es ver la transición entre relativista y no relativista. Pongo iguales y obviamente, como ya pueden notar, vamos a tener constante, densidad de exponente, la esa exponente y de consecuencia quello che ottengo che con relativista non relativista tengo semplicemente che il logaritmo della densità è un questo valore e giustamente abbiamo una linea verticale. La densità quello che ottengo di conseguenza, per esempio, principalmente quando la se un gas è acá, se comprime, passa alla distanza maggiore. Se un gas non relativista, sappiamo, la densità aumenta, questo vuol dire che mi energia di Fermi aumenta, mi aumenta la velocità, hasta che comincia ad acercarsi molto alla velocità della luce. Quando è relativista, a questo punto inizia la densità mi cresce, allora l'energia di Fermi mi cresce, entonces la velocità cresce. Questo hasta a tenere che la velocità è minor, poco minor del delta del sé, entonces tenemos una fase relativista. E data la considerazione todo, possiamo vedere che vamos a tener a un certo punto que en fase relativista el gas, la presión del gas va a ser bastante menor de la presión del gas no relativista. Quello che ottengo è una situazione così, tengo le varie linee e di conseguenza voglio tenere acá la zona di gas ideale. Che va con questo stato, acá è la fase, è una transizione da acá a acá per il gas de genere non relativista, transizione a gas relativi, de genere relativista. E arriva a questo livello, vamos a tenere la parte con dove è la radiazione, la questione della radiazione va a essere importante. Entonces, in questa parte, questa è la questione di stato,
in questa parte è questa la equazione che stanno, acá è questa e acá principalmente è questa. Ovviamente non è che acá la equazione di adesso non importa, importa però, cioè è presente perché abbiamo un problema radioattivo. Però non tanto importante come la pressione del gas dell'elettrone, perché è generante. Es in questa situazione che la fuente principale, la parte principale della pressione è debita alla radiazione. Acá invece è debita al gas generante, ideale, quiere dire che los gas dentro de los iones son siempre en estado en la estrella, siempre en estado no degenerado. Siempre. Porque el único momento, el elemento tan pesado comienzan a ser degenerado en estado de neutrones, pero no tenemos más núcleos. Tenemos solo que neutrones. De consecuencia, no tenemos más iones. Entonces se puede considerar que los iones son cero. Y siempre con esto. Después, los electrones pueden degenerar e imponer esta ecuación de estado, esta 2. Y en situaciones de misma densidad, muy alta temperatura, la radiación comienza a ser más importante y de consecuencia se tiene que considerar esta parte. Entonces, como decía, hay siempre da considerar que no hay un'unica situación. Il gas se comporta in maniera varia, ha varie componenti, non è un unico gas che tutto si comporta nella stessa maniera. Altro punto. Abbiamo visto è reazione nucleare. Abbiamo visto, andiamo a definire la rate di produzione di carica di massa in questa maniera, dove simplemente la nu me la calcolo. In questa maniera e la lambda in questa maniera non è che sono esattamente costanti, ma questa scrittura mi semplifica molto. Di conseguenza, io posso calcolarmi nella varia range che mi interessa, lo vario esponente in base a come sta rispondendo. E in generale, lambda è 1 o perlomeno è uno grande 1, non varia 1, 2, non visto parare, non varia molto, mentre la nu è molto più grande. Cosa non interessa? Quando teniamo una reazione nucleare in maniera stabile, chiede di sia, come se ne dice per definizione di estrellas, che l'estrella sta producendo la sua energia principalmente con reazione nucleare. Esto quiere decir que tenemos que la luminosidad es para la nuclear es la integral de la epsilon sobre toda la masa. Generalmente, toda la masa, aunque he dicho, precisamente los nucleares son solo el centro, toda la masa es más, aunque la contracción, pero generalmente es mínima. Una reacción nuclear es la parte dividida por la producción de energía. Nucleare al 99% della produzione totale. Come dicevo, il nucleare con hanno questo sono più o meno uguali, non esattamente, ma il nucleare è al 99,9%, quello che è sì. Le estrellas
Al comienzo, ovviamente, quando si forma, non sta producendo il nucleare, deve avere poco densa, se contrae, sube di densità e de temperatura. A un certo punto, si installa una prima nucleare per la chimica dell'idrogeno, e quando questo epsilon è sufficientemente grande, che tiene la propria velocità della stella, come abbiamo visto in un corpo a produzione di energia uniforme, che è abbastanza costante, se contrae e mantiene la sua velocità abbastanza bene, di conseguenza a un certo punto si calenta lo sufficientemente che la nucleare va a ser a destra. Quiere dire, al comincio la epsilon è praticamente zero, llega a una certa temperatura, abbiamo visto comincia una temperatura minore, principalmente la chimica del terio, che è la seconda reazione che abbiamo visto nella catena protone-protone, 1. A un certo punto la epsilon comincia a essere abbastanza grande, llega a un certo valore e la stella para di contraersi perché già toda la sua energia che sta perdendo, la sua stella di energia che perde, e quindi tiene che contrarsi per mantenersi in equilibrio, è bilanciata e producida per il nucleare. Quindi vamos a tenere che la epsilon llega a un certo valore minimo per mantenere le stelle, che è un certo valore. Di conseguenza, acá lo ponemo acá, tenemos esto, però pensando, quello che possiamo vedere è di conseguenza un elettron in questa maniera. Similmente, logaritmo d'ρ uguale meno, abbastanza sensibile, perché semplicemente si chiama massa. Come si diceva, la nu è molto grande, di conseguenza al variare della densità, la temperatura non cambia molto. Questo tiene un sentito, perché come si diceva, è fortemente indipendente dalla temperatura. Quindi se llega a una certa rate di produzione e allá se queda, perché produce già il necessario, tal vez hay una... vabbè, l'estrella a questo punto ha un continuo adattamento e si contrae leggermente, entonces la densità aumenta, ovviamente, però quello che causa è che questo aumento della densità non mi causa un grande aumento della temperatura, tanto che se aumenta la temperatura bastante, vamo a ottenere che la epsilon vaya a producir mucho más del necessario, entonces l'interno si calenta demasiado, si espande, e di conseguenza si infria e teniamo l'abbiamo visto nella stabilità. Bon, detto, si può comprendere che nel diagramma che abbiamo visto antes, le linee di dove se hai la stella che sta chiamando nel core vari elementi sono abbastanza in generale orizzontali, che variano molto in temperatura. A parte il protone-protone, come visto, la catena proton-proton tiene una dipendenza massiccia, è un 3-4,
Entonces, en romeno, porque el otro son mayor que 10, entonces venta esto en décimo. Entonces, bastante menos. Y en el otro caso son un tercio, un cuarto, dependiendo un poco más. Y de hecho, acá se puede ver que varía poco la temperatura y podemos ver que entre el otro son bastante casi horizontales. Del hidrógeno tiene una parte que donde dice neo y la otra parte donde hay un protón. Quello che dobbiamo considerare è appunto idrogeno, elio, carbonio, ossigeno, silicio e poi vamo a considerare la parte di foto dove si involucra, si arriva e si llega a involucrare il hierro, principalmente con su foto di disintegrazione. Il silicio forma hierro e poi il hierro si disintegra. Interazione con il fotone di nuovo in elio e hai l'elio che si ricombina con il silicio partendo da questo hierro e così via. Di conseguenza, abbiamo quello varia dall'idrogeno hasta l'equilibrio nucleare della fotodisintegrazione. Donde vamos a tener el hierro en equilibrio con 14 di helio. Siendo que esto en equilibrio exacto estadístico, las varias reacciones me dicen características exactamente cuánto hay, entonces hay una situación exactamente bien definida en composición. L'altro punto che non ci interessa è la stabilità. Che è considerata delle stelle, principalmente è connessa con un coefficiente adiabatico. Questo non è che sia tutta la stella perfettamente stabile, quello che mi interessa è che la maggioria e generalmente che il core sia stabile. Perché se l'inviluppo che le pulsazioni influye meno, quello che más influye quello che passa al core, dove come abbiamo visto hai la maggior parte della massa. Entonces, por ejemplo, estabilidad dinámica, que tenía adiabático, en caso esto tiene que ser mayor de cero, entonces en general mayor de 4 tercios. Y tenemos la varias partes, digamos, donde es principalmente gas ideal. Es bastante feo. Y en el caso de gas de generador relativista, y la tende a 4 tercios. In gas radiativo, si può definirlo, anche gamma tende a 4 terzi, quindi non sono estremamente molto stabili. Dove abbiamo la disintegrazione del hierro? Gamma è meno di 4 terzi, quindi una zona di instabilità. Además, la producción de parejas, neutrino, antineutrino, electrones, positrones, también que son
la parte de siempre conectada estilo y ionización, donde hay fotones que interactúan con la materia causando tener más partículas y menor de 4 tercios. La ionización vera e propria non interessa perché non passa nel cuore, passa solo nell'involucro, in zone che, vabbè, può essere un po' più stabile, ma generalmente non causa grandi problemi. Dinamica. Termonucleare. Instabilidad termonuclear lo tenemos en el gas degenerado. Esto siempre, todo el gas degenerado, relativista, anteriorista e inestable por razones termonucleares. Y sea termonucleares, esto porque no son conectados a la temperatura. Entonces, si el gas en presión no es sensible a la temperatura, una misma temperatura no me causa una expansión. En estos casos. Podemos tener, por ejemplo, alguna, quiere decir que un gas degenerado no vamos a tener reacción termonuclear, porque si se instauran, tenemos runaway en poco tiempo, de consecuencia, apenas se instauran en poco tiempo, el gas, y de alguna manera no es más degenerado, porque o explota, tenemos una detonación, o simplemente la degeneración se remueve, se saca. Pueden tener reacciones picnonucleares, pero cuidado, siempre van a aumentar la temperatura porque producen energía, de conseguencia son más estables, pero vamos en la misma, en un camino un poco particular. Otra estabilidad que tenemos, que conocemos, es la de la cascarón delgado, pero como habíamos visto, son punto cascarón delgado, no en el núcleo, en la parte externa, bastante chica, de consecuencia causa solo instabilidad momentánea, que fácilmente después se resuelve, de consecuencia no es de interés para el caso de una y de consecuencia habíamos visto esta situación que no se puede resumir acá. Entonces tenemos la situación de varias. Acá hay una zona más estable, porque el gas ideal donde hay principalmente más que de abajo más estable. Acá en transición, que va a ser estable, acá exactamente inestable, que se va la función de pareja. Más o menos en esta parte, la foto de integración del hierro también. Acá, digamos, con poi, el otro a 4 tercios, que es un poco raro. Ma, y 5 tercios, que es el gas de género. Acá es vista en otra manera, nel grafico con presenta la preannica che per la temperatura con l'altro, però abbastanza non è che cambia, solo simmetrico. Entonces tenemos el gas ideal, donde domina la expresión de la radiación, la degeneración y la transición tra degenerando non relativista, non relativista. Tenemos varias zonas de problema con presente diabático. Esto tiene 4 tercios, 4 tiene 4 tercios. Esto es una parte de 4 tercios
cantería sea 5 tercios, pero no la no mostrada. Acá es más correcto porque no es una línea, ma es una zona que varía gradualmente, pasando por acá, se pasa en una zona más problemática, de estabilidad, y acá tenemos exactamente la parte más inestable. Y acá con la varia parte. Ahora. A ver. Las trazas de evolución. Data la ecuación de estado. Tenemos una relación entre la presión y los valores térmicos. Densidad, temperatura y composición, la masa media. Podemos ver en general que la densidad central es mayor que la densidad media, obviamente, porque sabemos que la densidad es, creando con el radio, mayor, así. Es alto al centro, muy bajo fuera, de consecuencia, deja en cierta manera. El valor medio tiene que estar en el medio. Entonces, imagínate que infatti, questo è la pendente. Se calcola al centro, al punto più alto, ovviamente la densità media deve essere meno di quella. Invece, per il Sol, tenemos che è più o meno 100, il rapporto di densità media è più o meno di 1 e la densità centrale è 100 grammi per centimetro cubico. Di conseguenza, dato il mio punto nel diagramma densità temperatura, voy a poder obtengo tengo esta dos y esta llamamos la solución fija y determino la presión. Si vamos a ver en general para la presión central, tenemos visto principalmente dos ecuaciones, una del equilibrio hidrostático, que me decía que la presión central debe ser mayor de un tercio G en dos tercios también de cuatro tercios y los polítropos que me decía un valor bastante más fijo. Y como puede ver, son iguales. Come ricordate, a noi interessa sempre politropos che sono entre 3 medio 3. Di conseguenza, B con N è 0.157. Similmente, la nostra equazione, di ciò è in parte ovvia, perché abbiamo ottenuto in maniera politica un fine dell'equilibrio da stato. Come abbiamo visto, non è che le stelle sono politropos, però non sta una buona approssimazione. Di conseguenza, possiamo utilizzare. La stella non è un perfetto politropo, non è
può essere definibile interamente con un unico polipo, può essere l'erbaglio, ma principalmente la parte interna tiene varie caratteristiche che si può usare per definire il comportamento in generale e vedere come si comporta. Yendo a avere un politipo del gas ideale, di conseguenza hai equazione di stato onesto, quello che ottengo è sì. Logaritmo temperatura in realtà tiene che essere algo así, perché il logaritmo della temperatura non tiene sentito, perché il logaritmo si può applicare solo al numero puro, però vabbè. Questa diciamo una libertà se define la temperatura poco come normalizzata. Non al centro, è un terzo, il logaritmo della densità, massa, un termine, lo sterzo, il logaritmo della massa. Quindi, un terzo, una certa costante. Che vabbè, è il conjunto di questa la KI, l'ho visto antes. Okay. Detto ma questo, questa equazione è uguale a questa, e si ottiene questo. Algo particolare che è un terzo, entonces se muove similmente a quella che fa parallela alla zona di transizione tra radiazione e gas e gas ideale e gas generato relativista. Conseguenza. La densità varia alla dipendenza che ho dato dalla massa. Sarà un gas degenerato non relativista del politropo e sta va a dar che la densità centrale simplemente non ha la temperatura, di conseguenza teniamo che H la pressione varia con la densità, H la densità, quindi abbiamo una relazione tra densità e la massa. Se vabbè, teniamo la varia costante, massa al quadrato, che massa o meno era K. Abbiamo già visto anteriormente. Di conseguenza, il logaritmo della densità costante. Cosa quiere dire questa? Queste sono proprio tracce. Quiere dire che in un punto, in un core, se hai contrazione, rallentamento, si muove sopra linea di questo tipo. Entonces, in gas ideale, con il tuo ritmo, nos dices che si muove sopra il plano, logaritmo, temperatura, logaritmo della densità, è una linea con pendenza un terzo. La temperatura come
variabile dipendente o la densità per, 3, quello. E ne cambia la intersezione dipendendo con la massa. E invece, nel gas degenerato, non relativista, quello che ottengo è che l'evoluzione dipende semplicemente dalla massa. Di conseguenza, hai data la massa, mi si pone in un punto e nel plano e di là non hai al massimo cambia di temperatura perché può scaldarsi in una maniera o infriarsi, però la densità si mantiene costante. Hai questa massa al quadrato, tecnicamente, e sta después viendo ver hai dell'effetto relativista che mi vanno a cambiare un po' corrispondente, prendendolo un po' maggiore. E dicevo, se voglio avere para il politico de gas degenerando relativista, ottengo direttamente che semplicemente la massa è definita con un certo valore, come abbiamo visto, che la massa del chambre seca, che mi dà questa massa limite in pratica. Qualsiasi massa maggiore di questa massa limite non è stabile per l'equilibrio idrostatico, di conseguenza vanno a ottenere un collasso continuo e la densità va a crescere a sta valore muy alto. Entri. In generale, quello che sapevo, potremmo vedere la correlazione che abbiamo visto también acá. Questo è un medio, non meno. La pressione per l'equilibrio statico varia come la densità dalla 4 terzi. Cuidado, no es la presión del gas, es la presión que el gas necesita ejercitar para mantener el equilibrio. Lo que me causa el gas es la ecuación de estado. La ecuación de estado me dice cuánta presión está causando el gas. Es la razón porque cuando entra relativista, prima con la masa. Porque la presión que me produce el gas degenerado relativista va a ser un exponente menor, entonces crece menos que el otro. De consecuencia, van a ver en general por son de equilibrio, la presión hidrostática necesaria me crece como 4 tercios. La presión que el gas me produce, en el caso del gas ideal, es lineal con la densidad, está a la 1. Eso quiere decir que si aumento mucho la densidad, me voy a encontrar a cierto punto que un aumento de densidad en realidad va a causar ser más inestable. Porque me causa que la presión que necesito crece mucho más dell'altro. Di conseguenza, quello che más va a essere che más che aumentare la densità va a aumentare la temperatura e questo crea a mantenere la temperatura stabile. Mientras nel gas degenerato, normale, non relativista, dipende da 5 terzi, di conseguenza, más aumenta la densità, más il sistema è stabile, perché la pressione che causa è sufficiente a bloccare un eventuale collasso. Oh, pop, 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 pop.
Se vamos a poner las cosas. Tenemos esta situación. Oh. Como hemos visto, es similar en la otra. O sea, muchos utilizan la esta invertida. Como pueden ver, no son exactamente iguales, porque lo que se causa, entonces se pone, y vamos a tener entonces al interior, con evolución, en la parte ideal, el interno de las estrellas, como vamos a modelar, y se mueve. Siguiendo esto. Entonces, en este caso, que la densidad de color, la interior, a segunda de la masa, se mueve según una traza que tiene tendencia 3, la densidad, la temperatura, densidad, o un tercio, en otro caso. No se nota mucho que tra il terzo, quindi vedete che non è la misma struttura. Invece nella parte del gas degenerata, quello che vamo a ottenere è che la traccia si muove in linea orizzontale a uguale densità. Además, podemos notar que a segunda un poco de la masa va a intersecar la parte acá, sobre la parte del CMO, protón-protón, puede intersecar la estrella en la zona del protón-protón o en la zona del CMO. Entonces, ya esto nos va a permitir de comprender que, dependiendo de la masa, tendremos estrellas que producen, queman principalmente hidrógeno con la cadena protón-protón, mientras otros, más masivas, me van a quemar principalmente con el CNO. Cuando hay una formación, se forma, es bastante fría, colapsa, se mueve, mantiene, entonces, se puede tener bastante bien con polímero, entonces tiene más o menos la misma, crece, 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 hasta que intersecta, como se ha mencionado, a un certo punto, en esta, que son la fase de quema del hidrógeno. Tenemos esta distinción. Podemos notar, a un punto de vista, acá abajo, que la traza es exactamente paralela a la zona convencional donde está ligada con la radiación. Esto quiere decir que a cierto punto, sobre una cierta masa, lo que vamos a obtener es que la estrella entra en la zona de radiación muy fuerte y le va a causar tener una cierta estabilidad, que puede ser medida la de Eddington o cosa. Ma la radiación, entonces, se puede imaginar que sobra a una cierta masa, la estrella se ve demasiado inestable y de consecuencia no puede tener estrellas con una masa mayor de una cierta cantidad. Y esto, de hecho, es verdad, porque lo que se observa son el Wolf-Rayet, estrellas que son arriba a las 20 y 30 masas solares, con fuertes vientos solares que pierden una gran cantidad de masa. O sea, las estrellas se forman, pero una vez que entra en esta fase, lo que obtengo es que precisamente en esta, porque abajo
tiene però che normalmente non ha funzionato tanto così grande, quando si mescla la reazione nucleare produce mucha más luminosidad, entonces logra y pierde lo estado más externo. Y de consecuencia, reduce su masa, entonces se mueve esta masa baja. No es tanto que no se forman estrellas, se forman, después pierden la masa en exceso. Del otro lado, reacciones nucleares han una temperatura mínima, por 1 millón de grados. De consecuencia, podemos establecer que si una estrella tiene demasiada, la masa demasiado chica, no puede encender la reacción nuclear. Entonces, vamos a podemos ver ya ahora que vamos a tener la masa mínima y la masa máxima. Tomar toda esta discusión mirando esas son bastante teóricas. De hecho, podemos ver que acá exactamente de un punto uno, más o menos, poco menos 0.08, acá parece que hay mucho más posibilidades de irse masa más chica. Y, por ejemplo, que el sol va a quemar el helio, que sería esto directamente en fase ideal. En realidad no es así, esto porque la verdad, esta es un poco más compleja y la situación va a tener una evolución un poco diferente. Cada vez que tenemos, cuando comienza a encenderse una reacción nuclear, la estrella llega y se para y consuma el material. Cuando el material interior, el combustible, se está agotando, la estrella no produce más de lo necesario, entonces comienza a contraerse siempre más y después comienza a contrae, quiere decir que aumenta la su densidad, pero también aumenta la temperatura, también el virial, y de consecuencia continúa a moverse a lo largo de la misma línea, hasta que no interseca una otra zona de producción de energía y se repite. La estrella es bastante masiva, es avanti con Thomas. Estrella menos masiva. A un cierto punto, acá hay un raccordo, una conexión entre las dos partes, porque el polítopo de una misma masa acá quiere decir que la estrella pasa del estado de ideal, gas ideal, al gas degenerado. Después tenemos el caso acá límite, como podemos ver, estas trazas son también paralelas a las de radiación, pero también a la transición con esto. Y esta línea, exactamente quella che passa para il borde, è quella della massa del 36 famosa, 1.46 massa solare. In teoria, una stella che tiene questa massa, che va lì, llega esattamente al borde, entra in degenerazione, quema, va quando quema come potete vedere, acá non è esattamente perfetto. Ecco, dicevo, questo non sta ancora, perché o uno passa ma non llega alla burning, grande. E sicuramente la traccia calcolata un po' come fuori. Ma diciamo, con questa massa arriverà qua e iria in detonazione del carbonio. Sendo che è molto difficile tenere la massa esattamente da Keglia, questo è molto parametro e validab massa mi dà una zona di transizione. De hecho, la zona esattamente di transizione per la detonazione del carbonio o la chiama del carbonio è abbastanza differente, non è un punto estero. Dobbiamo vedere che questo vale principalmente in una certa stecca in una certa situazione dove recibe massa lentamente dalla fonte esterna. Un'altra
In altro caso, semplicemente essende il carbonio e va adelante e si muove per acá. In caso di massa más chica, quello che ottengo è che entra después de haber consumido el hidrógeno, entra y vamos a tener este tipo. Como podemos ver acá, se puede ver que al no era uno entrar después en la quema del hidrógeno, uno después en la quema del helio, y por consecuencia nos esperamos de tener, como se observa, tenemos dos tipos de estos residuos, que son la nube blanca, o por lo menos situaciones, una parte de gas degenerado constituido de helio y uno de la quema del helio, entonces carbonio y oxígeno. Cuando entra acá, vamos, como hemos visto, vamos a tener una cierta densidad que es destinada a la masa, entonces la densidad central es conectada con la masa. La densidad è determinata da massa e radio, di conseguenza una relazione tra massa e radio, come abbiamo già visto anteriormente. La varia relazione se sono connettate, di conseguenza non si orienta, hai una, come abbiamo visto, è un politico con una relazione invece tra massa e radio. E si era visto anche che in caso di gas degenerato hai la relazione che aumentando la massa, il radio diminuisce, dove generalmente nell'altro caso, quando la massa è gas ideale, massa aumenta la massa, massa aumenta le dimensioni. Acá possiamo vedere che facilmente per una massa abbastanza maggiore, una massa molto grande, quello che passa è che come sea, la estrella va a intersecar las dos partes de la zona de instabilidad, posición de pareja o la fotodesintegración del hierro. De consecuencia, lo que me espero, tendría que comprender, que una estrella vaya a consumir los baryones hasta llegar a una zona que le cause una cierta instabilidad, de consecuencia va a tener una situación de colapso, propuesta de fusión de energía, fusión, algo así, dependiendo un poco de varias situaciones. Visto esto, vamos a considerar algo que voy a mostrar. Si yo voy a considerar varios modelos, esto es lindo. Muy interesante, pero calcularse para cada masa, a cada tipo de estrella, toda la traza puede ser un poco problemático porque cada vez que leí tengo que calcularme todas las ecuaciones, con los varios diferenciales y todo. Se puede tratar de ahorrarse y ver algunas maneras para gestionar las varias estrellas de manera un poco más uniforme entre ellos. Como hemos visto, ya por polítropos hay la posibilidad de dar una solución de encontrar otra solución derivada de la anterior. Y habíamos hablado de la homología, donde podemos ver, dado una estrella que tiene cierta característica, esperarnos que la característica de una estrella con otra masa haya un comportamiento similar. Y si vamos a ver acá en general,
Potremmo vedere che, per esempio, mentre ad esempio l'andamento della massa, quanta massa tengo all'interno di una sfera, il comportamento è abbastanza similare entre una di queste masse solari, che è un buon cambio. Entonces, puedo considerar de las radias estrellas que haya una relación entre los puntos en una estrella donde el tamaño de una esfera tiene una cierta porcentaje de masa, y esta relación es bastante similar para todas. Nella otra puedo ver que, digamos, el aumento de la densidad, la temperatura, no es exactamente igual, pero sí, desde un punto de vista, es simplemente la misma forma movida. Esto es un logaritmo. Eso quiere decir, de consecuencia, que visto que más o menos la diferencia es constante, quiere decir que la densidad en una estrella de 10 masas solares es simplemente agregar con la masa, que estoy considerando, entonces una cierta masa, parcial del total, sea un certo valore, una certa costante moltiplicata a quella di un'altra massa. In conseguenza, se io mi calcolo per il Sol, puedo sapere che altra stella tiene un andamento similare, come temperatura di massa con il radio, e la pressione e densità, semplicemente tengo che moltiplicare per una costante, in caso mi va a dipendere dalla massa totale. Entonces, puedo, questo quiere dire che, calcolando para el Sol un cierto comportamiento, dato que la masa hay cierta cantidad de masa me da una densidad y una temperatura, en el punto, estrella similarmente digamos, al centro, nello zero, la traza de un'altra estrella será la misma, simplemente movida a causa di questa costante moltiplicativa, in questo caso mi vanno in logaritmo, mi si muove di un vettore. Poi si può vedere la epsilon luminosità mi cambiano, questo perché cambiano anche la tipologia di reazione che stiamo tenendo. Nel Sol è un proton-proton, in DS è un CMO, di conseguenza non è che si può tomare perfettamente igual. Y acá vamos a introducir el otro, que son lo que nos va muy a utilizar, que son las reacciones de homología. La reacción de homología es, digamos, maniera abbastanza utile. Tengo poco tempo, proviamo a spiegare poi le luna. Precisamente cosa hago? Io tengo due stelle, di massa m e raio r, e massa m' raio r'. Come abbiamo visto, l'andamento m di r su m è similare all'andamento per l'altra stella, l'altra stella, entonces puedo tener uguale, e questo sono definito más o menos uguale in punto omologo, che sono esattamente dove la frazione del raggio sono uguali. Entonces, per esempio, se io tomo a metà del raggio totale, las tres estrellas voy a ver situación en esta parte que contiene cierta cantidad de masa, esta ratio para la cantidad de masa será igual
sea que haya una masa total de m o que m prime. Esto porque en puntos monodos, entonces, sale que la fracción de rayos es siempre la misma, la estrella tiene comportamiento homólogo también en la distribución de masa. Estos radios, de consecuencia, tienen estructuras similares. Lo que se puede hacer es, de consecuencia, hacer, de redefinir y tomar esto como la variable X, o alguna parte Z, y en base a esto, redefinir, tener Z como R sobre R primo, que definimos en esta manera. Esto porque, como podemos ver acá, R sobre primo igual a R, un R sobre primo grande igual a el chico, que definimos esto en Z. Y se van a definir toda, eso se hace para todas varias variables, se definice, se tiene un set, un nuevo set de ecuaciones. Esto lo vamos a ver el lunes. Bye.